Ah, com'è bello, papà. Come suoni bene. Vai bene, papà, altro che... Vado bene sul serio? Permesso? Permesso? Professore! Oh, signor Nocella! Maggiore Nocella! Maggiore! Mi date un po' di fuoco? Siamo. Non si trova più un fiammifero a pagar l'oro! Zitto, c'è mio figlio che riposa! Ah, è con lui che parlavate poco fa? Sì, sì, sì! È tornato! È tornato! E in proposito volevo chiedervi un favore! Se posso! Mio figlio è un bravo ufficiale! Ha fatto il fronte occidentale, la campagna d'Albania e varie, è stato sempre in mezzo, si è distinto. Adesso, con tutto quello che è successo, ha dovuto lasciare il reparto. Non vorrei che ci scappasse per lui una punizione. Ma si ripresenta? Sì, sì, spontaneamente. Ma voi al presidio siete un pezzo grosso, potreste aggiustare certo, la faccenda. Presso il presidio me ne occupo io. Caro Innocenzi, i giovani si presentano sempre più numerosi al rinnovato esercito fascista. Ma è soprattutto di ufficiali che abbiamo bisogno. Bene, bene, bene. Lui sarà contentissimo. Poi ho sentito dire che sono previsti degli adeguati miglioramenti economici. Che c'è di vero? Che danno? Ma come che danno? Un aumento di indennità e un quasi automatico avanzamento di grado. Bene, bene. Questo volevo sapere. E grazie. Dovere. Oh, poi mi informerò meglio e vi sarò preciso, eh? Sì. Papà. Sei sveglio? Papà, io ho sentito. E perché non ti sei alzato? Ti presentavo il maggiore Nocella, tanto una brava persona. Papà, ma che ti sei messo in testa? Parli, dici, fai, disfai. E io che c'è sta a fare? Ma perché non lo sapevi che il maresciallo Graziano ha ricostituito l'esercito? Sì, certo che lo sapevo, e con questo. Capisco. Ti sei un poco disamorato. Dammi un bacetto. Ma prima di ripresentarti ti pigli un paio di giorni di riposo, eh? Lo diciamo al maggiore Nocella, te li dà. Ho fatto la minestra di cicoria che piace a te. Lascia vieni. Stare la minestra di cicoria, a me del maggiore Nocella, non me ne frega niente! Zitto, parla piano, si sente tutto. Giovanotto, parliamoci chiaro. Io per farti studiare, per farti diventare un ufficiale, ho sacrificato una vita. Mi sono privato di tutto. Papà, ha ragione, mi pari un matto. Me vuoi mandare sotto processo? Gli americani stanno a Napoli, stanno per arrivare. Americani, allora dal momento che sei tanto imbecille ti do una notizia che non la sa nessuno e non parlare. Non fiatare perché è un segreto militare. Che notizia? I tedeschi hanno l'arma segreta. Fra pochi giorni la situazione bellica cambia da così a così. Chi te l'ha detto? Al consorzio agrario, un amico. L'usciere. È l'usciere, vabbè. E tu ci credi? Beato te. Ma non l'hai capita che tutto è finito? Per ora è finito lo stipendio tuo. E sai quando mi danno di pensione? Che ci mangiamo? Ti sei fatto secchette? Grazie, che devo fare? Devo stare digiuno, devo morire di fame per mantenere a te. Lo sai che mi sono venduto il cappotto? Mi sono venduto l'orologio, mi sono impegnato tutto. Che devo dare via? Pure il violoncello per avere in cambio una bottiglia d'olio, un pezzo di pecorino. Ma lo vedi con che faccio il fuoco? Con le palle di carta. Mannaggia a te, mannaggia a me, mannaggia quando sei venuto al mondo. E io che non vedevo l'ora di tornare a casa, sai perché? Perché me ne ero scordato quanto sei... Quando sei che? Parla. Disturbo? Dillo la parola, ti faccio saltare i denti. E io che l'ho fatto mettere in cornici, ci ho fatto l'ingrandimento, ma questo buffone, ma io la brucio questa fotografia, la distruggo così. Papà, non fare. Mi devi chiedere scusa. Ragione. Ti devi mettere in ginocchio. Senti, papà. Il maggiore, saluto.